Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con le pillole d'arte e poesia della Biblioteca Civica di Inzago. Io sono Elisabetta Sancino, guida autorizzata di Milano, e oggi voglio portarvi alla scoperta di un angolo incantato di Milano, la Villa Belgioioso Bonaparte, conosciuta anche come Villa Reale di Milano, e del suo splendido parco. La villa è situata in via Palestro, quindi a pochi passi dal corso di Porta Venezia, e venne edificata tra il 1790 e il 1796 per il conte Ludovico Barbiano di Belgioioso, che aveva trascorso lunghi anni all'estero, era stato capitano dell'esercito imperiale e governatore dei Paesi Bassi al servizio di Giuseppe II, di cui era uomo di fiducia. Ma all'età di 62 anni decide di lasciare Vienna, di tornare a Milano e di passare gli ultimi anni della sua vita in un luogo tranquillo, appartato, di far costruire qui la sua villa suburbana, affidandone i lavori all'architetto Leopoldo Pollack, di origine viennese, allievo del maestro Piermarini, il celebre autore della Scala, che costruì qui per lui una delle più belle ville di Milano. Ma com'era questa zona di Milano alla fine del 1700? Beh, possiamo dire che il conte fu senza dubbio lungimirante nella scelta di questo luogo, perché divenne ben presto il luogo prediletto della nobiltà milanese, che pian piano si fece costruire i suoi sontuosi palazzi che ancora oggi possiamo vedere lungo il corso di Porta Venezia. Porta Venezia all'epoca si chiamava Porta Orientale o Porta Renza, dall'antico nome Argentea, che alludeva proprio probabilmente a quella città Argentia, che oggi noi chiamiamo Gorgonzola, che si trovava in direzione est e per raggiungere la quale si passava proprio dalla Porta Venezia. Qui esistevano già, a partire dal 1784, i giardini pubblici che erano stati realizzati, progettati dall'architetto Piermarini, occupando i terreni del convento delle Suore Carcanine e del monastero di San Dionigi, entrambi scomparsi. Qui c'erano anche i boschetti, il celebre luogo di incontro tra Parini e Foscolo che incontra il vecchio maestro e lo ricorda in toni malinconici nei suoi scritti. Lo incontrava sotto questi boschi di tigli e ce li possiamo immaginare qui insieme poi al passaggio continuo delle carrozze, perché all'epoca già ben 700 carrozze transitavano in città. Era dunque un'atmosfera molto vivace e del resto non c'erano solo carrozze, c'erano anche carri trainati da buoi e l'odore che si respirava in città era un odore anche di fieno e concime, perché questi palazzi conservavano il fieno nel piano superiore e i concimi nelle cantine e, come ricorda Stendhal, il celebre scrittore francese che fu ospite di Palazzo Bovara nel 1800, la Milano dell'epoca aveva questo odore particolare, ma era una città molto affascinante. A partire dalla fine del 1700 e precisamente 1786, l'arciduca Ferdinando, con i proventi del gioco del lotto, decide di far mettere dei lampioni a olio per migliorare la visibilità delle strade alla sera e sostituire così le lanterne, rendendo più facile gli spostamenti per uscire. Spesso si usciva per andare a teatro, ma anche per andare ai sontuosi ricevimenti che in questa zona di Milano erano molto frequenti. Si introduce con inoltre i nomi delle vie e i numeri civici. Ma tornando al progetto per la nostra villa, dobbiamo ricordare che l'architetto Pollack, detto anche il Polacco perché il suo nome era così stato italianizzato, realizzò un edificio a tre piani che presenta nella facciata che dà verso via Palestro due ali laterali più basse che delimitano una corte d'onore. Sicuramente si ispira a delle costruzioni del suo maestro Piermarini. La corte d'onore è schermata dalla strada da un muro rivestito a bugne sporgenti e scandito da archi d'accesso e da nicchie, ma la vera sorpresa è la fronte che dà sul giardino.
Questa fronte ci presenta un basamento imbugnato su cui poggia il piano principale con due ali laterali in lieve aggetto sormontate da timpani che presentano dei rilievi con il carro del giorno e il carro della notte. Altri rilievi sono presenti sopra le finestre e alla sommità della balaustra, con delle statue realizzate da due artisti che stavano lavorando anche al Duomo di Milano, Grazioso Rusca e Carlo Pozzi. Il soggetto iconografico per questi rilievi e queste statue venne suggerito dallo stesso Parini, un poeta che aveva collaborato con numerose famiglie nobili, ma anche per la Scala. Pensate che il primo velario o primo sipario del teatro venne proprio ispirato da Parini e fu dedicato alle muse. Ma tornando alla nostra Villa Reale, dobbiamo dire che nel 1796 era ormai completa. Il conte vi soggiornò in realtà non per molti anni, perché con l'arrivo alla fine del Settecento dei francesi, essi requisirono la villa e malgrado le proteste del conte che intentò anche delle cause contro i francesi, egli dovette accontentarsi di una piccola parte della villa che fu appunto occupata da loro, innanzitutto da Murat e da sua moglie e successivamente da altri ospiti legati alla famiglia Bonaparte, finché il vicepresidente della Repubblica Italiana Melzi Deril acquistò dagli eredi di Belgioioso che era morto nel 1801 la villa. Egli la donò a Napoleone che però preferì sempre il Palazzo Reale di Milano e pertanto fu prevalentemente abitata e utilizzata come residenza estiva dal suo figliastro Eugène de Beauharnais e da sua moglie Augusta di Baviera. E la coppia trascorse qui la luna di miele, una luna di miele molto romantica, grazie anche al tempo inclemente che permise a loro di godersi la propria intimità all'interno di una villa che stava diventando sempre più sfarzosa. Infatti, al piano superiore, il cosiddetto piano nobile, nel corso dei mesi successivi cominciarono dei lavori per poter apportare delle ulteriori modifiche ad un ambiente che era già molto confortevole, dotato per esempio di servizi igienici all'inglese e di un riscaldamento ad aria. Vennero quindi realizzati i lampadari di cristallo per il salone da ballo, le specchiere, gli splendidi camini e le sovrapporte realizzate da Graziano Rusca. Ma ancora, parlando della sala da pranzo, il premier peintre di Napoleone, Andrea Piani, l'artista più famoso dell'epoca, venne chiamato a dipingere l'affresco che raffigura il Parnaso, vale a dire Apollo sul monte Parnaso con le nove muse. L'affresco venne realizzato in soli 40 giorni e terminato nel 1811. La data è stata dipinta all'interno della cetra della musa Calliope. E questo affresco ci colpisce per l'altissima qualità, che non sfigura a confronto con dei precedenti illustri, come l'affresco per esempio di Raffaello, il Parnaso, nelle stanze vaticane, o l'affresco di Villa Albani realizzato dal pittore boemo Mengs, due punti di riferimento per il pittore Appiani, che qui ci lascia un dipinto che, malgrado sia stato realizzato rapidamente, come è tipico della tecnica dell'affresco, ci mostra un artista molto attento alla resa del chiaroscuro e dei dettagli, una gamma cromatica vellutata impostata su toni molto tenui e un insieme di rara eleganza che suscitò lo stupore e l'ammirazione dei contemporanei. E dopo la caduta di Napoleone, la villa passò in mano austriaca. Qui nel 1849 venne firmata la pace di Milano che sancì il ritorno della città in mano austriaca dopo i moti del 1848. Qui vi morì Radetzky nel 1851 e la salma vi rimase per 3 giorni prima di essere riportata a Vienna. Dopo l'unità d'Italia la Villa Reale passò nelle mani dei Savoia e successivamente dal 1920 al Comune di Milano che qui trasferì le collezioni d'arte che erano al Castello Sforzesco e fu aperta
aperta quindi la Galleria d'Arte Moderna con preziosi, importanti quadri e opere anche scultoree dell'Ottocento e Novecento italiano. Pensiamo a dipinti di Hayez, Tranquillo Cremona, le opere di Medardo Rosso, ma poi grazie alle successive donazioni, per esempio la donazione Grassi e Vismara, si poterono arricchire anche le sale di raccolte europee, internazionali, quindi quadri di Van Gogh, di Cézanne, di Picasso, vennero trasferiti qui nel padiglione d'arte contemporanea. Ma senza dubbio una delle meraviglie della Villa Reale è costituita dal suo magnifico parco. 24.000 metri quadrati di parco all'inglese, il primo parco all'inglese di Milano, che è stato progettato dall'architetto Pollack, sapientemente guidato da Ercole Silva, un nobile milanese considerato il massimo esperto e conoscitore di giardini all'inglese. Egli aveva scritto anche un trattato in materia. Il giardino all'inglese è diverso rispetto a quello alla francese, poiché non punta sulla simmetria e non vuole dare al visitatore la possibilità di poter avere con un solo colpo d'occhio la visione di tutto il parco. Al contrario, qui prevale la simmetria, prevale la linea curva che vuole imitare il libero dispiegarsi delle forme naturali. Anche se il giardino all'inglese è molto rigoglioso, apparentemente selvaggio, in realtà la mano dell'uomo c'è e dobbiamo dire che all'interno del giardino vi sono infatti anche delle costruzioni volute, anche se assomigliano a rovine, perché sono i cosiddetti eye catches che vogliono suscitare sorpresa e stupore nel visitatore. Queste sono delle costruzioni che nel caso della Villa Reale prendono il nome di Tempio dell'Amore, Tempio delle Parche, Torre del Conte Ugolino, Tomba di Laura. Ciò che è importante è dare al visitatore la possibilità di sorprendersi e di trovare qualcosa di nuovo ad ogni angolo. Molto interessante poi è l'aspetto dei giochi d'acqua. Abbiamo infatti una cascatella che prende origine da rocce dirupate, si tuffa in un torrente che poi termina in un placido lago con anatre che piace moltissimo ai bambini. Intorno al lago vi sono dei ponticelli di legno e sicuramente questa parte centrale dominata dall'acqua è uno dei fulcri di questo parco. Molto importante all'interno del parco sono anche due gruppi scultorei che sono stati realizzati da Adolfo Wildt e da Fausto Melotti, due importantissimi rappresentanti della scultura del Novecento che a Milano hanno lasciato numerose testimonianze, non solo qui ma anche al Cimitero Monumentale, per esempio. Queste sculture si trovano all'interno di alcuni angoli incantevoli del parco, tra i quali troviamo diversi alberi che non necessariamente sono solamente alberi europei, ma anche alberi esotici, come per esempio abbiamo il falso loto, abbiamo una sequoia, abbiamo diversi bagolari e anche un albero del caffè del Kentucky. Questo interesse per le piante esotiche era già del resto iniziato in epoca austriaca. Avevano addirittura impiantato in quell'epoca una serra gotica, perché fatta con i materiali provenienti dal Duomo, per potervi coltivare delle essenze rare. E proprio in questo ambiente così particolare arriviamo davanti alla fontana di Wildt, che ora non funziona più, però era nata come fontana da interno, che rappresenta questa trilogia di statue con il santo, il giovane e il saggio. Si tratta di un gruppo scultoreo del 1912 presentato a Brera non con grande successo, perché del resto lo stile di Wildt, grande maestro e professore di Brera che lavorava il marmo in modo sublime, era uno stile molto particolare che senza dubbio era influenzato dalla secessione e dall'Art Nouveau, ma che per certi versi con i suoi complessi simbolismi e con una definizione quasi gotica delle forme spesso che appaiono disincarnate è molto molto originale, ma potrebbe anche non piacere del resto a tutti. È un artista molto complesso che va senza dubbio compreso. In questo caso abbiamo queste tre statue in pose diverse
che appunto bevono, che si abbeverano a questa fonte. E accanto appunto a questo importante gruppo scultoreo c'è quello di Fausto Melotti, che tra l'altro a Brera era stato allievo insieme a Fontana proprio di Adolfo Wildt. Fausto Melotti ci lascia qui un'importante opera che si intitola I Sette Savi. Questi sette savi, che in realtà sono un tema su cui lui tornerà più volte nella sua carriera, in questo caso queste sette figure realizzate nel 1981 sono state fatte in marmo di Carrara, un marmo estremamente pregiato e resistente. Si rappresentano sette figure che sono prive di braccia e di connotati fisionomici, sono delle figure ieratiche e silenziose, misteriosi guardiani del parco, sono un tramite fra terra e cielo. E queste figure così misteriose sono sette, perché sette è un numero fortemente simbolico che attrarrà sempre l'attenzione di Melotti, sin dai tempi antichi, per gli antichi greci, ma anche nella cultura egizia, il numero sette era stato importante, ma pensiamo anche nella cultura cristiana, ai sette sacramenti, ai sette peccati capitali, per cui abbiamo sicuramente numerosi riferimenti che vengono qui trasferiti nel numero 7. Si tratta appunto di due opere che potrete scoprire all'interno del parco, ma chiaramente tutto questo ambiente sarà per voi veramente una piacevolissima scoperta se deciderete appunto di visitarlo. Io spero che questo percorso vi sia piaciuto e vi abbia regalato anche un po' di distrazione dagli impegni quotidiani e vi do l'appuntamento alla prossima puntata con le pillole d'arte e poesia.